Allora, buongiorno a tutti. Il modello circuitale che inizieremo a studiare oggi è, come vedremo, un modello che si basa su una teoria che, come vedremo, ha le sue motivazioni fisiche nell'elettromagnetismo. Quindi, nella seconda parte di questo corso vedremo quali sono, le condizioni da, considerare affinché la teoria dell'elettromagnetismo ci porti nelle situazioni descrivibili con questo modello. Io oggi vi presenterò questo modello, come si dice, in modo assiomatico, cioè lo costruiremo introducendo i concetti fondamentali, introducendo le grandezze che per noi saranno le incognite del modello, e il cui significato fisico sarà oggetto di studio della seconda parte di questo corso. Il modello circuitale, quindi la teoria dei circuiti elettrici, si fonda su un primo concetto fondamentale che è quello di dipolo elettrico, che è in qualche modo il mattoncino elementare di questa nostra costruzione. Cos'è un dipolo elettrico? È un oggetto caratterizzato da due terminali. E da due morsetti finali che sono i punti con cui questo oggetto sarà collegato agli altri oggetti della rete, quindi agli altri bipoli. Nel nostro simbolo indichiamo una superficie limite che racchiude tutto quello che è il componente stesso, di cui per oggi e per ora non diremo nulla. Noi non siamo in questa fase del corso interessati a sapere cosa c'è all'interno di questo oggetto, ma siamo interessati a sapere quali condizioni impone alle due grandezze incognite associate al bipolo. Chi sono queste due grandezze? A ogni bipolo, anzi un bipolo è tale se, indicati con A e B, i due morsetti terminali, si possa definire in modo univoco una grandezza associata alla coppia di morsetti. Questa grandezza si chiama tensione elettrica. Quindi, la prima condizione da chiedere affinché il nostro oggetto possa essere chiamato bipolo è che ai suoi capi, ai capi dei morsetti terminali, si possa definire una variabile detta tensione elettrica, tipicamente indicata con la lettera V, si misura in volt nel sistema internazionale, e che questa variabile debba essere univocamente determinata. Esiste un solo valore di tensione associabile al bipolo. La tensione è uno scalare, tuttavia ha un proprio segno, e segno deriva dal fatto che la tensione, come poi vedremo quando ne introdurremo il significato fisico, si calcola attraverso un'integrale lungo un cammino che collega A e B, oppure B e A. Per cui dobbiamo indicare qual è la convenzione di riferimento rispetto a cui calcoliamo questa tensione. Tipicamente ci sono due modi per fare questo: o indichiamo la tensione con una freccia, la cui punta sarà orientata verso uno dei due morsetti, oppure, in modo equivalente, con una coppia più o meno, dove il morsetto positivo più corrisponde alla punta della freccia che abbiamo usato adottando l'altra scelta. Quindi, abbiamo detto, introdotta una grandezza chiamata tensione elettrica con un riferimento a uno dei due morsetti, A e B, sebbene questa tensione, vi ripeto, sia un valore legato alla coppia, questa tensione deve essere univocamente definita. Vedremo cosa significa questo nel concreto, quando le daremo un significato fisico. Vedremo che la tensione è il risultato di un'integrazione di linea. Il fatto che questa tensione sia univocamente definita tra i morsetti A e B significa che
qualunque linea che colleghi A e B, come vedremo purché non fuori la superficie limite, quindi qualunque linea colleghi A e B dall'esterno, ci restituisce la stessa tensione. Quindi la tensione diventa funzione esclusivamente dei morsetti. Accanto alla tensione elettrica occorre poter definire un'altra variabile, che è la corrente elettrica, che indicheremo per ora con la lettera I. Si misura in ampere nel sistema internazionale. La corrente elettrica I è anch'essa una grandezza scalare, ma anch'essa ha bisogno di essere riferita ad un verso prescelto come convenzionalmente positivo. Quindi occorre indicare nel simbolo grafico del dipolo la corrente. Tipicamente la corrente viene indicata con una freccia su uno dei due terminali del dipolo. Perché dico su uno dei due? Perché la seconda condizione è che la corrente sia univocamente definita. Quindi esiste una sola corrente che attraversa il dipolo. Quindi se, come in questo caso, io introducessi la corrente I con A, che come vedete col verso scelto sarebbe uscente da A, e la corrente I con B, che col verso scelto sarebbe entrante in B, la seconda condizione imporrebbe l'uguaglianza I con A uguale I con B, cioè c'è una sola corrente. Se questo non è verificato, l'oggetto che stiamo studiando non può essere classificato come dipolo. Quindi in entrambi i casi le grandezze devono essere univocamente definite, e quindi voi potete indicare la corrente su uno dei due terminali a scelta. Quindi tensione elettrica univocamente definita, prima condizione. Seconda condizione, corrente elettrica univocamente definita. Terza condizione, deve essere anch'essa univocamente definita una relazione tra queste due grandezze. Quindi, esiste la cosiddetta equazione caratteristica che lega la tensione alla corrente di questo bipolo, e questo deve essere indipendente da tutto ciò che può accadere a questo bipolo nel momento in cui lo andremo a montare in qualunque circuito. Cioè, qualunque sia il circuito in cui sarà collegato questo oggetto, il legame tra tensione e corrente ai suoi capi deve essere lo stesso. Questa è una condizione, come vedremo, molto forte. Sto dicendo che noi, qualunque sia anche la condizione di funzionamento, il circuito in cui si va ad inserire, sappiamo già a priori che se prendo il bipolo X, il legame tra corrente e tensione è quello e non cambia. Vedremo poi nel corso di questo modulo come si può interpretare questa condizione tenendo conto delle condizioni di funzionamento. A proposito di condizioni di funzionamento, bene sottolineare da subito che queste grandezze, tensione e corrente, in generale, pur essendo funzioni scalari, potrebbero dipendere dal tempo. Quindi la tensione è una funzione scalare del tempo, la corrente è una funzione scalare del tempo. Bene, in questa fase, queste prime lezioni, noi ci limiteremo a studiare i cosiddetti circuiti in regime stazionario, poi capiremo meglio anche il concetto di regime. Essenzialmente per ora non c'è la variabile tempo, perché supponiamo che tutte le grandezze della rete siano costanti nel tempo. E quindi VI
saranno degli scalari, dei numeri. Più tardi, nel corso di queste lezioni, rimuoveremo questa ipotesi e introdurremo la variabile tempo. Per adesso il tempo non gioca alcun ruolo. V e I sono due valori, grandezze, sono due valori scalari. Bene, con riferimento al dipolo elettrico, con riferimento a queste proprietà, nel momento in cui mi assicuro che valgono queste tre proprietà, l'oggetto è utilizzabile per costruire le reti elettriche, quindi una connessione di questi componenti. Sulla connessione torneremo nella prossima lezione, oggi ci focalizziamo sul dipolo, sul concetto di dipolo. Vi ho detto, tensione e corrente sono due grandezze che hanno bisogno di un riferimento per i versi, altrimenti potremmo, come vedremo, calcolarne il modulo, ma resterebbe indeterminato il segno, più o meno. Noi possiamo scegliere riferimenti in linea di principio in maniera assolutamente arbitraria. Se facciamo in questo modo, ci sono due possibili convenzioni sui versi che possono venire fuori. In particolare, io posso scegliere una coppia di tensioni e correnti in modo tale che i loro versi risultino discordi, come nell'esempio che vi ho appena disegnato. Questa convenzione viene detta convenzione normale, oppure, se volete, dell'utilizzatore. In alternativa posso scegliere correnti e tensioni in modo tale che i loro versi risultino concordi. E questa è quella che si chiama convenzione del generatore. Ovviamente in linea di principio posso usare indifferentemente l'una o l'altra. Come vedremo, è obbligatorio orientare correnti e tensioni, altrimenti non sarà possibile scrivere le equazioni del modello circuitale. Il modello circuitale sarà costituito da un insieme di equazioni che legano tra di loro correnti e tensioni. Quindi le incognite del nostro modello sono le correnti e le tensioni, nient'altro. Note però, correnti e tensioni si possono ricavare anche altre grandezze di interesse elettrico, ad esempio la potenza elettrica. E la potenza elettrica è una prima grandezza che ci consente di capire il significato, il senso delle convenzioni, perché è importante andare a guardare i versi di corrente e di tensione. Perché già a partire dalla potenza, la definizione stessa di questa grandezza dipende dal verso, dalla convenzione sui versi adottati. Quando parliamo di potenza elettrica, possiamo declinarla in due modi diversi. Prendiamo un dipolo elettrico, io potrei essere interessato a calcolare quanta potenza viene assorbita da questo oggetto, oppure quanta potenza viene erogata da questo oggetto. Ovviamente cosa cambia? Cambia il punto di vista. Quando parliamo di assorbita stiamo misurando i watt che dall'esterno fluiscono verso il dipolo, e viceversa quando parliamo di potenza erogata. La potenza, come vi ho ricordato, si misura in watt nel sistema internazionale. Ma come si esprime la potenza? Iniziamo dalla potenza assorbita. La potenza assorbita noi la indicheremo genericamente con P, a chi sarà uguale. Come avevo preannunciato, la sua definizione dipende dalla convenzione che abbiamo adottato sui versi. Quindi,
Se sul nostro bipolo abbiamo adottato una convenzione normale, questa, tensioni e correnti discordi, oppure prendete questi versi, invertiteli entrambi, quindi il verso della corrente verso l'alto, della tensione verso il basso, chiaramente avete invertito entrambi i versi, la convenzione resta la stessa, quella dell'utilizzatore. Bene, se usiamo la convenzione dell'utilizzatore, allora la potenza si definisce come il prodotto viperi. Se invece utilizziamo l'altra convenzione, ci vuole un segno meno. Quindi la potenza assorbita con la convenzione del generatore sarebbe meno viperi. La potenza erogata che cos'è? È banalmente l'opposto di quella assorbita. Se un oggetto sta assorbendo 10 watt, potete dire che sta erogando meno 10 watt. Se sta erogando 10 watt, potete dire che sta assorbendo meno 10 watt. Ok? La potenza erogata, che indicheremo con un apice erog per distinguerla dalla P, che per noi per default è quella assorbita, chiaramente si definisce esattamente all'opposto di come abbiamo fatto per quella assorbita. Quindi sarà meno viperi con la convenzione normale, viperi con quella del generatore. Benissimo, prima di presentarvi i primi bipoli, a questo punto abbiamo tutto quello che serve per introdurre una classificazione di questi bipoli. Allora, la prima classificazione che facciamo è tra bipoli lineari e non lineari. La linearità la vediamo dall'equazione caratteristica. Quindi quando è che il bipolo è lineare o è non lineare? Quando la sua equazione caratteristica è lineare o non lineare. Quindi se il legame tra V e I è un legame lineare, il bipolo è detto lineare, altrimenti è detto non lineare. Quindi è molto semplice. Noi vedremo nella quasi totalità dei casi bipoli lineari, ma vi farò un cenno a cosa accade anche nel momento in cui introduciamo caratteristiche non lineari. Quindi la natura di non linearità associata al bipolo è legata essenzialmente alla proprietà dell'equazione che lo descrive. Come vedremo nelle prossime lezioni, in realtà se nel nostro modello c'è non linearità, questa può essere esclusivamente legata ai bipoli. Quindi questo è l'eventuale punto dove nasce la non linearità. In altre parole, il modello di un circuito in cui tutti i bipoli siano lineari è lineare, ma questo lo rivedremo. Un'altra proprietà molto importante è la passività. Un bipolo si dice passivo se e solo se la potenza che assorbe
è maggiore o uguale a zero qualunque sia la coppia di corrente e tensione a cui si porta a lavorare. Quindi qualunque sia la coppia di tensione e corrente ai suoi capi, la potenza assorbita è sempre positiva o al limite zero. Non può cambiare segno, quindi non può avere potenza erogata positiva. Questa definizione poi la rivedremo, si applica solo ai bipoli che saranno oggetto di studio in questa fase in cui, come vi ho detto prima, ragioniamo su circuiti stazionari. Quando introdurremo la variabile tempo, vedremo che dovremo distinguere tra bipoli dinamici e adinamici, ma questo per ora non è oggetto di discussione. Quindi, per ora, nella situazione in cui ci troviamo, quindi nel caso che stiamo studiando di condizioni stazionarie, i bipoli che vedremo saranno tutti bipoli, come si dice, adinamici o statici. Vi lascio un appunto qui, che questo vale per la condizione di bipolo adinamico. Non vi ho introdotto questa definizione, ci torneremo. Vi dico solo che per ora tutti i bipoli che useremo avranno questa caratteristica, quindi per ora per noi la passività si intende verificata, si ha se e solo se appunto la potenza, in qualunque condizione di funzionamento, la potenza assorbita è sempre positiva o uguale a zero. La definizione di bipolo attivo è molto semplice, viene data come negazione. Un bipolo è attivo se non è passivo. Questo ci sembra qualcosa di strano. In realtà vi farò vedere perché il bipolo attivo viene definito così, che non viene definito come ci saremmo aspettati, come quel bipolo che eroga sempre potenza. Perché come vedremo, mentre un bipolo passivo può effettivamente solo assorbire, in realtà un bipolo attivo può erogare ma può anche assorbire. Ecco perché la sua definizione viene data come negazione di quella precedente. Tutto ciò che non è passivo è attivo. Bene, questi concetti li potremmo facilmente illustrare andando a presentare il primo esempio di bipolo. Il primo bipolo che studieremo è il cosiddetto resistore lineare. Cos'è il resistore lineare? È un bipolo adinamico che ha questo simbolo, una serie di spezzate, ed è associato ad un parametro R detto resistenza elettrica. Nel sistema internazionale si misura in ohm. Lettera omega maiuscola dell'alfabeto greco. Quindi, questo bipolo porta con sé questa informazione, questo valore di resistenza. Come vedremo, noi considereremo resistenze positive, quindi R è un valore, è un numero reale positivo. Occorre introdurre la caratteristica di questo signore. La caratteristica è un'altra, scrivere la caratteristica è un'altra delle situazioni in cui occorre predefinire una scelta sui versi. Quindi
Così come non possiamo esprimere la potenza se non conosciamo la convenzione sui versi, non possiamo scrivere la caratteristica se non conosciamo la convenzione sui versi. Se sul resistore adottiamo la convenzione che tipicamente si adotta su questi componenti, cioè quella normale, poi vedremo perché, quindi tensione e corrente discordi, allora la sua caratteristica è molto semplice: V uguale R per I, nota come legge di Ohm. Quindi c'è un rapporto di linearità, come vedete, di pura proporzionalità tra tensione e corrente. La tensione è la corrente moltiplicata per questo fattore. Questo ci dice pure che esiste un legame dimensionale tra volt e ampere e ohm. Dal punto di vista dimensionale, i volt sono gli ohm per gli ampere. Quindi, se volete, gli ohm sono volt su ampere. La resistenza, quindi, la potete anche vedere come il rapporto tra tensione e corrente. Questa caratteristica V uguale R per I si può riportare nel cosiddetto piano delle caratteristiche. Cos'è il piano delle caratteristiche? È un piano cartesiano in cui mettete come assi coordinati corrente e tensione, o tensione e corrente, e andate a riportare l'equazione caratteristica, che sarà, per un bipolo adinamico, sarà un luogo di punti, un luogo di coppie tensione-corrente. Se l'equazione è V uguale R per I, allora questo luogo è molto facile da interpretare, è una retta passante per l'origine con pendenza proprio pari ad R. Quindi, V uguale R per I, l'equazione di una retta che passa per l'origine. Il fatto che passi per l'origine cosa ci dice? Se la caratteristica di un bipolo passa per l'origine, significa che su quel bipolo non ci può essere corrente se non c'è tensione. Basta che una delle due sia zero, anche l'altra deve essere zero. Vedete? Bene, V uguale R per I è la caratteristica. Adesso, cosa significa la terza condizione che abbiamo richiamato prima? Cioè, cosa significa che il bipolo impone un'equazione caratteristica indipendente dal resto del circuito in cui è stato collegato? Significa che qualunque sia il circuito in cui andremo a collegare questo resistore, la soluzione, e cioè la coppia di corrente e tensione che in quel momento andate a misurare ai capi di questo resistore, deve essere per forza coincidente con uno di questi punti. Quindi, se volete, la caratteristica è il luogo delle soluzioni ammissibili. In altre parole, se qui avessi 2 ampere ed R fosse 2, io qui avrei 4 volt. Significa che quel resistore lì, nel punto in cui è stato collegato il circuito che sto analizzando, in nessun caso potrà mai darmi 2 ampere e 8 volt. Vedete? Perché questo punto qui non giace sulla caratteristica. Quindi voi potete fare tutto quello che volete al circuito a cui avete collegato il resistore, quella soluzione lì non la troverete mai in quel punto. Quindi
La caratteristica di un bipolo vi dice quali sono le soluzioni ammissibili dalla natura di quel componente. Se volessi questa soluzione, se voglio progettare un circuito in cui nel punto di interesse io debba avere 8 volt in funzione di 2 ampere, allora devo per forza di cose cambiare il resistore, passare ad un resistore che abbia una pendenza maggiore, un nuovo resistore con una R adeguata a darmi quello che voglio, e cioè il fattore moltiplicativo 4, non 2, cioè 4 ohm. Se voglio questa soluzione non la otterrò mai con questo resistore, devo cambiare il resistore. Invece, se invece di questa soluzione qui volessi quest'altra soluzione, vedete? Se invece della soluzione 2-4 volessi quest'altra soluzione, che ne so, 3-6, vedete, la soluzione 3-6 è ammissibile. Quindi devo capire come progettare il resto del circuito per far sì che il mio resistore, invece di lavorare a 2,4, si porti a lavorare a 3,6. Quindi mentre questo non lo potrò mai fare, devo cambiare componente, questo lo posso fare perché entrambi sono soluzioni ammissibili. Significa semplicemente, come vedremo, che devo fargli cambiare quello che si chiama punto di lavoro. E questo lo si fa progettando opportunamente la rete. Quindi, la caratteristica ci dice quali sono le soluzioni ammissibili. Come vedremo dalla prossima lezione, per capire quali di queste infinite soluzioni è quella attuale, corrente, relativa al circuito che sto analizzando, devo aggiungere altre informazioni. Queste sono informazioni che tengono conto solo della natura dei componenti. Come vedremo dalla prossima volta, dobbiamo aggiungere informazioni che tengono conto della connessione dei componenti, cioè di come sono stati collegati tra di loro. Torniamo alla caratteristica V uguale R per I. Cosa possiamo dire in termini di passività? La potenza assorbita da questo signore, per definizione di potenza assorbita, avendo fatto la convenzione dell'utilizzatore, avendo scelto la convenzione dell'utilizzatore, è V per I. V per I è un prodotto di due grandezze incognite, quindi è una funzione non lineare. Ma non è questo il punto. Il punto è che se la mia caratteristica con questa convenzione giace tutta nel primo e terzo quadrante, questo prodotto sarà sempre positivo, perché in questi quadranti la potenza assorbita è sempre maggiore di zero, cioè sono quadranti passivi con questa convenzione. Tutti i componenti, tutti i bipoli la cui caratteristica giace nel primo e terzo quadrante con questa convenzione sono passivi. Nel caso del resistore, essendo V per I, io posso sostituire la V con la legge di Ohm ottenendo R uguale, ma potrei sostituire la I sempre con la legge di Ohm ottenendo V quadro diviso R. E quando è che questi sono maggiori o uguali a zero? Se e solo se la R è positiva. Noi assumeremo sempre resistenze positive, quindi resistori a cui sono associate resistenze positive sono intrinsecamente passivi. Potranno sempre e solo assorbire potenza. Quindi questo oggetto è passivo.
Chiudo, scusatemi, introducendo il concetto di conduttanza. Se scriviamo la legge di Ohm, in cui la corrente viene espressa in funzione della tensione, sarebbe I uguale a V diviso R, oppure, introducendo il concetto di conduttanza, I uguale a G per V. La conduttanza G sarà 1 su R e si misura in Siemens. Ma a volte la trovate anche come Ohm a meno 1, essendo appunto l'inverso di una resistenza. Quindi potreste trovare Siemens molto più frequentemente, ma a volte anche Ohm a meno 1. Allora, cosa accade se cambio convenzione su questo oggetto? Supponiamo di usare la convenzione del generatore. Cosa significa? Semplicemente io cambierò il modo di esprimere una delle due grandezze. Per esempio, cambio il verso a I. Se volete, quel piano delle caratteristiche, uno dei due assi viene ribaltato. Cambio il riferimento per una delle due grandezze. Con la convenzione del generatore, l'equazione caratteristica di questo signore si scriverà col segno meno. Quindi V uguale meno R per I, I uguale meno G per V. E quello che accadrebbe se io partissi da una funzione Y uguale F di X, uno dei due assi, per esempio l'asse X, lo ribalto. Se la funzione è lineare, come nel nostro caso, il ribaltamento consiste semplicemente nel cambiare segno all'incognita. Ok? Bene, a questo punto, nel piano delle caratteristiche, io cosa avrei? Avrei questa retta, che ha lo stesso valore assoluto del coefficiente angolare, che è sempre R, ma una pendenza negativa. In entrambi i casi vi ricordo che il coefficiente angolare è la tangente dell'angolo compreso con l'asse orizzontale, l'angolo che si forma con l'asse orizzontale, vi ricordate? Benissimo, quindi cambierebbe semplicemente il modo di esprimere questa caratteristica. Bene. Significa che ho semplicemente scelto di orientare la corrente nel verso opposto. Cambiare il verso è una convenzione, non cambia la natura del fenomeno fisico che state osservando. Se io mi muovo dalla scrivania verso la porta e per me l'asse è orientato da qui verso la porta, sto compiendo uno spostamento positivo di 10 metri. Se l'asse fosse orientato al contrario, conteggerei lo spostamento come meno 10 metri. Resta il fatto che io mi sto muovendo dalla scrivania alla porta. Quindi il fenomeno che state osservando, semplicemente gli state cambiando il modo con cui lo descrivete, ma non state cambiando ovviamente quello che sta accadendo. Non è che se io cambio verso non mi muovo più da qui a lì, ma mi muovo dalla porta alla scrivania. Dove si vede questo nell'esempio che vi sto dando? Se questo oggetto è un oggetto passivo, significa che è fatto all'interno di questa scatola che noi ancora non abbiamo studiato, non sappiamo cosa c'è. Qualunque cosa ci sia dietro questo simbolo, qualunque oggetto fisico ci sia dietro questo simbolo, la sua passività ci sta dicendo che in nessuna condizione è in grado di darvi potenza. Dovrà sempre solo riceverla.
Adesso questo è un comportamento fisico che non può cambiare perché abbiamo cambiato il modo di esprimere la corrente. E come lo facciamo a dimostrare? Se io cambio convenzione, quindi ho semplicemente invertito il verso positivo delle correnti, il verso che per me è convenzionalmente positivo delle correnti, ho dovuto cambiare la caratteristica. Ma ricordiamoci che anche la definizione stessa di potenza dipende dalla convenzione, quindi ora la potenza assorbita non è più V per I, ma è meno V per I. Il che significa che i quadranti in cui l'oggetto assorbe non sono più primo e terzo, ma secondo e quarto. Perché nei quadranti 2 e 4 quel prodotto meno V per I torna a essere positivo. Quindi sono questi i quadranti passivi, secondo e quarto. E se è così, scrivo meno V per I, facciamo gli stessi passaggi di prima, vedete, a sua volta la tensione non è più R per I, ma meno R per I, e quindi questi due segni meno diventano più e tornate ad avere lo stesso risultato di prima. Quindi abbiamo cambiato un verso, cambierà il risultato in termini di corrente, perché se prima avevamo risolto l'esercizio e con quel verso di prima ci trovavamo una corrente di 2 ampere e una potenza di 10 watt, adesso cosa accadrà? Abbiamo cambiato il verso della corrente, la corrente sarà meno 2 ampere, ma la potenza era 10 watt e resta 10 watt. Non possiamo cambiare la natura dell'oggetto perché gli abbiamo cambiato, non è che una lampadina diventa una batteria, è sempre una lampadina. Su questo poi ci torneremo. Quindi il resistore lineare è un bipolo passivo, la sua caratteristica è una retta passante per l'origine, passerà nel primo e terzo quadrante con la convenzione normale, secondo e quarto con la convenzione del generatore. Gli ultimi due bipoli che vi presento, poi ci fermiamo, sono i cosiddetti generatori reali. I generatori ideali. I generatori ideali li vedremo in seguito. Un generatore ideale di tensione, che cos'è? È un bipolo che impone un valore noto di tensione ai suoi capi. Ci sono vari simboli, per esempio questo. Noi utilizzeremo questo qui. In entrambi i simboli quello che notate è che questo oggetto è caratterizzato anch'esso da un parametro, mentre prima il parametro era la resistenza elettrica, adesso il parametro è una tensione, che chiameremo tensione nominale, nota, quindi 12 volt, 5 volt, quello che volete. Il simbolo stesso di questo bipolo vi suggerisce una polarità, indica quale dei due morsetti è il morsetto positivo. Perché? Perché la caratteristica si scrive esattamente andando a vedere come orientiamo la nostra tensione rispetto alla polarità intrinseca, cioè quella che ci ha fornito il costruttore di quell'oggetto. Se noi orientiamo la tensione in modo concorde, vedete, con la punta della freccia che è concorde, che punta al morsetto positivo, e allora la sua caratteristica è molto semplice, V uguale ad E per ogni I. Cioè, qualunque sia il valore di corrente che circola in questo oggetto, la tensione è nota ed è quella nominale. Cosa rappresenta nel piano delle caratteristiche l'equazione V uguale costante? Rappresenta
una retta parallela all'asse delle correnti che passa proprio per il valore E. Cioè, la tensione è fissa, qualunque sia la corrente che circola. Osservate che in questo caso io non ho introdotto neanche il verso della corrente, proprio perché, siccome la caratteristica è indipendente dalla corrente, sarebbe la stessa anche se ribaltassimo l'asse delle correnti. Quindi la caratteristica questa volta non ha bisogno dell'introduzione dei versi di tensione di corrente, ma basta solo quello di tensione. In realtà, quando è che serve anche orientare le correnti? Se io volessi studiarmi il comportamento di questo oggetto in termini di potenza, perché abbiamo appena finito di dire che interpreteremo i quadranti del nostro piano come quadranti passivi o attivi a seconda della convenzione. Quindi la caratteristica si scrive così: V uguale ad E. Se oriento V in maniera concorde, ovviamente nessuno mi impedisce di orientare V nel verso opposto, cosa che non faremo mai per motivi di praticità, ma che in linea di principio è assolutamente ammissibile. Se orientassi V così, la caratteristica sarebbe V uguale a meno E, e questa retta sarebbe da parte opposta rispetto all'asse. Bene, torniamo a noi. Scelta più normale. Ok? Se voglio studiarmi il comportamento in termini di potenza, devo scegliere una convenzione. Vi farò vedere che tipicamente, anche se questa non è una regola, sui generatori viene effettuata la convenzione del generatore. Se usiamo la convenzione del generatore, significa che la corrente la orienteremo in modo concorde con la tensione. Con questa convenzione la potenza erogata è V per I, mentre la potenza assorbita sarebbe meno V per I. E quindi vedete cosa fa questo oggetto, qual è il quadrante cosiddetto attivo. Se ho adottato la convenzione del generatore, il quadrante attivo è questo. Qui c'è la potenza erogata positiva, o se volete la potenza assorbita negativa, mentre in questo quadrante c'è la potenza erogata negativa, o se volete la potenza assorbita positiva. Ok? Perché? Perché nel primo quadrante il prodotto tensione corrente è positivo, ma con questa convenzione il prodotto tensione corrente non è più la potenza assorbita, ma quella erogata. Quindi cosa ci sta dicendo questa caratteristica? Vedete, mentre i resistori avevano una caratteristica che giaceva nel primo e terzo con una convenzione, nel secondo e quarto con l'altra convenzione. In ogni caso il prodotto V per I era costante. Era sempre non costante, perdonatevi. Il prodotto V per I aveva sempre lo stesso segno, o positivo o negativo. Invece questa caratteristica, vedete, passa per il primo e per il secondo. Cosa significa? Che quando lavora qui, il generatore sta erogando watt, o se volete assorbendo watt col segno meno. Quindi qui sta facendo il mestiere per cui lo chiamiamo generatore, ma nulla toglie che questo stesso oggetto, invece di erogare questa corrente positiva con questo verso, eroghi una corrente positiva col verso opposto, cioè la corrente diventi negativa con questo verso. Ci mettiamo a lavorare qui, ma in questa condizione di funzionamento questo oggetto non sta erogando, sta assorbendo. E questo ci meraviglia? Assolutamente no, perché ognuno di noi ha esperienza quotidiana di questo fenomeno. Quando? Quando ricarichiamo la batteria del nostro cellulare. La batteria del nostro cellulare, quando alimenta il cellulare, si troverà a lavorare da qualche parte qui, in una regione di funzionamento in cui la potenza erogata è positiva, è lei che sta alimentando il circuito.
Quando la mettiamo a ricaricare, il circuito di ricarica, quindi non è che la batteria decide se caricarsi o scaricarsi, siamo noi, è il circuito in cui la monteremo che la porterà a lavorare qui o qui. Se il circuito di ricarica è progettato correttamente, la porterà a lavorare qui, cioè in una condizione in cui la potenza cambia verso, diventa positiva quella assorbita e negativa quella erogata. Quindi un generatore è un bipolo certamente non passivo, secondo la definizione che ci siamo dati. È un bipolo attivo, il che però non significa che debba per forza di cose erogare. Ecco perché, ecco spiegata la definizione di attività come semplicemente negazione della passività. Perché un bipolo attivo può sia erogare che assorbire. Perfetto, chiudo con l'ultimo componente che è il generatore ideale di corrente. Che avrà un comportamento assolutamente duale, quindi non vi rifarò tutte le stesse considerazioni, ma mi limito a darvi la caratteristica. Ovviamente perché c'è l'aggettivo ideale? Perché vedete, questo bipolo, io vi ho fatto l'esempio della batteria, noi vedremo che la batteria che utilizziamo può essere modellata come un generatore ideale fino a un certo punto, perché se guardate la caratteristica di un generatore ideale, questo ci dice che questo signore è capace di imporre quella tensione qualunque sia il livello di corrente. Adesso potete prendere la batteria che alimenta il vostro telecomando e tirargli fuori un kiloampere o un megaampere? Ovviamente no. Che significa? Che quella caratteristica lì non può rappresentare il comportamento di un oggetto fisico quale la batteria in qualunque condizione di funzionamento. Vi farò vedere che è un'approssimazione se ci limitiamo a un range di intervalli in cui potremmo ritenere una caratteristica del genere. Però se fosse ideale voi potreste tirargli fuori qualunque corrente. Che significa qualunque corrente? Anche una corrente infinita. Significa che potreste tirar fuori una potenza infinita. Perché se è fisso e I cresce a dismisura, non avete limite all'erogazione di potenza, cosa che ovviamente sappiamo tutti non essere così. Ma su questo ci torneremo. Ricordiamoci sempre che questi sono dei modelli di oggetti e come tutti i modelli in qualunque disciplina dell'ingegneria occorre sempre ricordarsi che ci saranno dei limiti di validità del modello. Bene, chiudo col generatore ideale di corrente. Cosa fa questo signore? Fa esattamente l'opposto, il complemento, il duale di quello che fa il generatore di tensione, e cioè è un bipolo che si presenta con vari simboli, per esempio questo, quello che useremo noi è questo qui, dove la freccia è all'interno di un cerchietto. È caratterizzato da un valore costante di corrente in ampere, che è la cosiddetta corrente nominale. La sua caratteristica è molto semplice: se orientate la corrente nel verso concorde con quello prefissato dal generatore, dal costruttore di questo bipolo, per esempio questo, allora con questa scelta la caratteristica è I uguale costante, I uguale a J per ogni valore di tensione. Qualunque sia il valore di tensione, la corrente è quella. Cosa rappresenta questa equazione? Questa equazione rappresenta sul piano delle caratteristiche una retta, questa volta parallela all'asse delle ordinate, quindi delle tensioni, passante per J. Cioè, anche qui, qualunque sia la tensione applicata, questo vi continua a dare la corrente
nominale, 10 ampere, 100 ampere, quelli che siano. Anche qui il concetto di idealità è evidente, anche in questo caso. Teoricamente faccio crescere la tensione a dismisura e mi ritrovo un'erogazione infinita di potenza. Quindi significa anche qui che si applicano le considerazioni che abbiamo fatto prima. Anche in questo caso la caratteristica giace su due quadranti che hanno comportamento opposto in termini di potenza. Se io adottassi la convenzione del generatore, anche qui il quadrante attivo sarebbe il primo, dove il prodotto V per J è positivo, quindi qui la potenza erogata è positiva. Ma questo generatore ammette anche un tratto di funzionamento passivo nel quarto quadrante, e quindi si applicano le stesse considerazioni che abbiamo fatto prima al generatore di tensione. È un oggetto che, a seconda del circuito in cui sarà inserito, potrà lavorare da erogatore di potenza o potrà lavorare da utilizzatore della potenza erogata da qualcun altro. Questo chiude la carrellata dei bipoli che servono in questa fase per poter costruire il modello circuitale. Vedremo nelle prossime lezioni un paio di casi dei generi che possono essere visti come generatori spenti oppure come resistori limite per R che va a zero all'infinito, ma questo lo vedremo in una prossima lezione. Tutto questo per ora descrive il comportamento del singolo bipolo. Nella prossima lezione vedremo invece quali saranno i vincoli tra tensioni e correnti nel momento in cui i bipoli vengono connessi in un certo modo o in un altro modo, cioè i vincoli legati allo stato di connessione della rete.